ancora in lizza per il titolo iridato e che i primi due tra questi, Ferretti e Ferrari, GS Philosophy e Altair Serrales, Victory Team 2, si sono trovati a pari punti. Ma riviviamolo insieme, questo campionato, nella speranza che le gesta dei protagonisti possano trovare attraverso le immagini ed il nostro commento l'enfasi che meritano. Siamo a Saint-Tropez, prima prova del campionato iridato e subito i giornali titolano meno equipaggi per la sfida mondiale, ma più selezionati. E ancora, scatta il mondiale, gli italiani uniti contro lo squadrone degli Emirati Arabi del Victory Team, oppure Hareb Collier, Victory Team 1, campioni del mondo in carica, cercano il bis a scapito degli equipaggi italiani. Insomma, per dire che fin dalle prime battute la sfida era davvero nell'aria. Si dà il caso che proprio sulle acque francesi, in uno degli scenari ambientali più belli tra quelli toccati dal Circus Azzurro, il più deludente sia stato proprio il Victory 1, giunto soltanto all'ottavo posto, mentre il GS Ritz Sadler di Ferretti Ferrari toccava il cielo con un dito, primo davanti al Victory Team 7 di Bualiba, Schism, e al Bilba 24 di Leoni Cardis, e a seguire al Bilba Cadei di Edoardo Polli Teruzzi e al Victory Team 2 di Altair Serrales. Media dei vincitori 186,24 km orari su una distanza di 146 miglia. Significativo il fatto che Ferretti e Ferrari sono stati in testa per 5 giri su 6, cedendo la prima posizione al Victory 7 solo al quarto giro. Da segnalare un incidente spettacolare al traguardo tra il Bilba 24 e il Victory 7, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, grazie a tutti gli interventi tecnici a favore della sicurezza passiva imposta dai regolamenti. Tutti a Sanremo dunque, per la seconda prova del mondiale di classe 1 con un'importante novità, la presenza della RAI per due cronache differite dell'evento su RAI 1 e RAI 3, grazie alle quali milioni di telespettatori hanno potuto godere di uno spettacolo mozzafiato che riproponeva, come tema, la riconferma ai vertici dell'equipaggio italiano o la rivincita di una delle tre barche blu del Victory Team, in particolare del 7, subito ribattezzata la Bat Boat, per la sua carenatura inusuale che ricordava vagamente la Batmobile. E manco a farlo apposta, non una, ma tutte e tre le barche degli Emirati Arabi sono salite sul podio. Quasi uno sgarro. Che le tre barche blu fossero competitive, tutti lo sapevano. Che il loro team fosse il più dotato di mezzi finanziari e quindi il più preparato per affrontare un campionato del mondo così impegnativo, l'avevano già scritto anche i giornali, ma che questa supremazia si potesse manifestare senza ombra di dubbi, erano ancora in molti a non pensarlo, o quantomeno a non sperarlo. Anche se, per la verità, tra gli equipaggi italiani qualche mugugno e qualche riserva erano già emerse per via della sperequazione palese tra le forze in campo.
Naturalmente, qualsiasi giudizio ottimista o pessimista per gli addetti ai lavori poteva essere prematuro, tenendo poi conto del fatto che a Sanremo c'era un mare formato, a differenza di quello di Saint-Tropez, tant'è che la velocità media dei vincitori, pur considerevole su un mare di questo tipo, è stata di circa 148 km orari, 40 km in meno rispetto a quella dei vincitori del Gran Premio di Francia. La verità è che la barca bianca e verde di Ferretti Ferrari, partita male, non è mai riuscita ad impensierire i tre scafi dubaitiani. Solo il Bilba 24 di Leoni Curtis, giunti quarti, hanno difeso l'onore dei nostri colori e in qualche modo anche Gera e Lippi, Luigi Benetton, che già si erano messi in luce nella prova della pole position a Saint-Tropez, primi davanti a tutti. A conclusione di questo secondo appuntamento, l'umore degli equipaggi di casa nostra sembrava essere sotto le scarpe. Evidentemente quel podio invaso dalle tute blu era stato mal digerito dai loro avversari.